Salve ragazzi e benvenuti nel mio canale di Cure 93. Questa volta prenderemo in considerazione Crysis 3, visto che anche questo non lo tocco da molto per modo di dire, 2 settimane, perché la storia mi ha un po' bloccato. La campagna invece, il multiplayer è sì divertente, però un po' difficile, proprio per il fatto che i nostri avversari hanno le lane tutte. Quindi, giocheremo un pochettino, oggi facciamo una partita veloce, ci mettiamo a giocare un pochettino a deathmatch a squadre, sì. Mettiamoci le cuffie. Ah, si è trovato subito una partita, siamo in distretto finanziario. Ok, perfetto. Ok. Allora. Pensate che sono a livello 15, me l'hanno regalato per il mio compleanno questo gioco e non sono andato molto avanti, diciamo. Allora, infatti non ho ancora sbloccato molte armi. Io uso di solito questa, fa vedere. No. Perché non ho armi? Non ho più armi, raga. Perché mi ha messo? Gli alleati hanno un pinger. Sparate i nemici. Che schifo, ragazzi, che schifo. Occulto tentativo. I nemici hanno il pincer. Trovate un riparo o colpite il suo punto debole. Che il culo, ovviamente, il punto debole. Allora. E muoviti. Cavolo, ragazzi, ho sbagliato la prima classe, ho sbagliato l'attimo. Ma quanto cazzo è ferma quest'arma, ragazzi? No, abbiamo un finger. Non ho mai preso un'arma così forte, ragazzi, ve lo giuro. Non ho mai preso un'arma così forte. Cazzo! Oh! Un anno! Un anno per uccidere un avversario. Se sentite questo rumore, quello tum, 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 è perché ho messo il radar, cioè ogni volta che un avversario si avvicina a me, lo sento che si avvicina sempre di più. Quindi tranquilli, non preoccupatevi, sentite questo rumore. Eccolo qui, lo sentite? L'avete visto? Uno è dietro! Ma va! Che palle! 3-1, raga. Dai! Che palle! Eccomi! Ma l'avete vista? Ma l'avete vista che armà quello stronzo? Io sono bloccato, c'ho delle armi di merda. E muori! Allora. Io gioco quasi sempre occultato, ragazzi, perché non mi fido, anche qui, bello. Ah, ok. La pistolina è forte quanto quella di Call of Duty. Mamma mia! Mamma mia, muori! Bello, serissimo.
ovviamente mi fa respawnare in un fiume. Ma fammi respawnare un pochettino più lontano, visto che ci sono. Ah! Guarda, il potenziato è una minchia. Wow! Woohoo! Mamma mia! Ti sto guardando, zio, ti sto guardando. Ma pensate a come vincere in modo ancora più netto la prossima volta. Va bene, zio, ci penserò come vincere. Dai, eccoci di nuovo qui, un'altra mappa. Vediamo se troviamo qualcosa di decente. Io ho fatto Chinatown perché non so neanche che mappa sia. Oh, che palle. No, stai zitto, stronzo. Stai zitto! Mamma mia, fai silenzio! Allora, rivediamo un pochettino. Io, come ho già detto, non conosco queste map perfettamente, quindi non è che vi possa dare grandi consigli. In più, per le armi che ho sbloccato, non mi sento proprio in grado di consigliarvi su tutto quello. Su tutto, non posso consigliarvi su niente in questo gioco. Ci gioco solo esclusivamente perché ho giocato il primo sul PC, il secondo l'ho preso per il mio. Giusto per provarlo, perché ne avevo sentito parlare bene. E il 3 me l'hanno regalato, quindi l'ho giocato. Bene, siete passati in vantaggio. Sì, zio, vai. Come che ho il presentimento che me ne arrivi uno? Qui vicino. I nemici sono passati in vantaggio. Ma vaffanculo. Quest'arma è molto ferma, ragazzi, non so se l'avete vista. Ovviamente non sono neanche un fucile di precisione manuale alieno. Oh, ti riempie la bocca per bene questa frase. È un gioco che mi eclisso. È un gioco, diciamo, che devi giocare molto in stealth. O come, non so come lo chiamate voi, stealth, stealth, quello che cavolo è. È un gioco che bisogna giocare molto così. Almeno io lo gioco molto da invisibile, in modo da poter attaccare alle spalle. Ma che cazzo di arma hai? Un bazzucchino portatile. Boh. Ma proprio ci tiene a questo fucile manuale alieno. Oh, mi eclisso.
occultamento attivo. Allora, andiamo qui. Vai zio! Ok zio, ci vediamo giù in piazzetta allora, se ti eclissi. EMP alleata. Collegamento radar nemico rilevato. Fanculo. Ma va, dai cazzo! Guarda che schifo, 3-2. Mamma mia. Adesso andiamo. Poi questa vocina fastidiosissima. Nemici radunati nella nord, dove cazzo siete? Un casino, dà troppo fastidio, veramente. Una voce più figa, tipo alla Capitano Price, no? Troppo difficile. Siete sul loro radar, fuoco a bordo. Ma che cazzo sei? Ah! No, questo qua ha rotto il cazzo. Ma che armai, zio? Mi fai il culo. Ogni volta mi fai il culo. Dai. Ma non vale. Mettimi con quelli al mio livello. Altrimenti mi tocca camminare. Oh, così devo camminare, con la corazza. Corazza massima. Headshot, bitch! Anche su Crysis. Questo è per prima, brutto stronzo. Mi ha ucciso. Abbiamo un collegamento radar. Merda, non ci credo. Gli ho intaccato solo la corazza. Bello. Cioè, avete visto? Stava sparando. E appena quando ha finito di sparare, continuava a sparare la sua arma. Cioè, queste sono le cagate di Crysis 3. Mamma mia. Fate malissimo queste cose. Niente. Ah. Ok. Vediamoci le medagliette. Va bene. Ok. Al segnale violeremo il loro radar. Bene, siete passati in vantaggio. Mi serve un'arma, raga, mi serve un'arma. Mi serve più un'arma. C'hanno armi strane, sono forti. Sono peggio delle mie. Abbiamo un cannone Reaper. Guardate, ma l'avete visto? Dai, io la smetto di giocare a questo punto. Ma che cazzo? L'ho sparato 50. Qua stavo anche per morire. E dove cazzo è? Ah, oh, qui. Radar potenziato, prendeteli. Trum, trum.
questa musichettina. Non so come cazzo tu abbia fatto a beccarmi. Non mi hai beccato. Hanno violato il nostro radar, attenzione. Suono. I nemici vi stanno battendo. Headshot, bitch! Come hai fatto? Non so, voglio vederlo. Attivazione del radar potenziato al vostro segnale. Radar potenziato, prenditeli. Allora. Vediamo qui se c'è qualcuno. Swarmer in mano nemica! Via! Minca swarm, cazzo, mi spacchetta il culo. Avete 60 secondi per recuperare. Senti la musichettina. Ma dai, sono andato dalla parte opposta! Ma guardate, vedete queste cose? Basta, non gioco più. Rivediamo le kill. Dai, dai! Bravi. Bravissimi. Ragazzi, mi ha fatto piacere giocare insieme a voi. Anzi, mi ha fatto piacere che voi... magari chi mi guarderà avete visto sto video, se vi è fatto piacere vederlo, se cioè se il gioco vi è piaciuto, perché per me è un gioco bellissimo. Il fatto è che è un po' troppo, cioè è troppo difficile, perché ammazzare un avversario è veramente difficile, devi buttargli giù prima l'armatura e poi la vita. Forse anche la dinamica dei proiettili non è il massimo, non l'adoro. E poi i gradi, per poter salire ci vuole troppo tempo. Comunque sia, Cura93 vi saluta, ci vediamo alla prossima, ciao raga!